Ed eccoci ben ritrovati in questo nuovo episodio della serie Resoconto Osservatore anche oggi tanto di cui parlare. Partiamo dal campionato norvegese, in particolare da Tromsø-Vålerenga, match che si è concluso sullo 0-0. Mi sono recuperato come di consueto i primi 45 minuti in particolare e ho visto una partita in cui i padroni di casa, ovvero il Tromsø, conducono per la maggior parte del tempo il pallino del gioco, fanno la partita contro un Vålerenga che si dimostra squadra solida, molto compatta, che difende in un fazzoletto di campo e tenta di ripartire, anche se dovrebbe, secondo me, sfruttare meglio l'attacco alla profondità di Jatta, che è un giocatore che a campo aperto può essere devastante. Quindi questo aspetto deve sicuramente migliorarlo, però poche occasioni realmente importanti, uno 0-0 che è anche frutto di quello che si è visto in campo. Tra l'altro Opsahl, giocatore che seguiamo del Tromsø, è uscito al 35esimo, non ho ben capito per quale motivo, però è uscito dopo aver fatto una discreta prestazione. Tra l'altro nel Tromsø mancavano ancora Norheim e Winter, non convocati. Nel Vålerenga mancava Eggheim, che è andato al Brøndby, o meglio è tornato visto che era in prestito, Holm è andato al Celtic, Eng partiva dalla panchina e giocava solamente Jatta che, come detto, secondo me va sfruttato meglio in profondità, ha toccato pochi palloni e può essere sfruttato meglio perché è un giocatore che ha potenziale. Ed Erlien si è confermato rifinitore, ha giocato come regista offensivo, se vogliamo, e l'ha fatto abbastanza bene. Ci ha provato spesso da fuori con Sjoeng, che ha messo quasi sempre una pezza. Infatti, giocatore che seguiamo, Sjoeng, portiere classe 2002, molto bravo, giovane e che sta facendo bene quest'anno al Vålerenga. Un portiere affidabile, bravo nelle uscite, bravo nelle parate basse con i piedi, reattivo. Devo dire, sta facendo molto bene. Nel primo tempo ha salvato in tante occasioni la sua squadra e quindi sicuramente sta crescendo tanto e merita, diciamo, grande attenzione. Prestazione non straordinaria, ma l'ho voluto comunque inserire. Risnaes, centrocampista 2004, sempre del Vålerenga. Parliamo di una mezzala, lui gioca come mezzala destra e ha, devo dire, delle buone qualità tecniche, però si fa trovare poco. È un giocatore che deve proporsi di più, ha personalità, quindi deve mostrarla di più. Sicuramente anche nella lotta centrocampo, nel recuperare palla, dà un apporto, diciamo, non straordinario. È un giocatore che ha margini di miglioramenti importanti, ma deve iniziare a darsi, da fare. Seconda partita, campionato lettone, Metta Daugavpils, altro 0-0. Partita molto più scoppiettante, piena di occasioni. Un primo tempo a buoni ritmi, devo dire. Ho visto una bella partita, occasioni clamorose da una parte e dall'altra, perché il Metta, giocando anche in casa, fa più la partita e crea situazioni importanti. In particolare poi sotto porta sbaglia diverse occasioni abbastanza clamorose, ma anche il Daugavpils, che spesso cerca di sfruttare gli errori avversari, comunque in quegli errori che il Metta ha commesso, il Daugavpils ha creato delle occasioni senza però finalizzare. Mi viene in mente un'occasione clamorosa con Afanasievs, che è il capitano del Daugavpils, che si allunga troppo la palla ed era tu per tu con il portiere, un'occasione incredibile. Quindi squadre molto imprecise. Però dei giocatori che seguiamo, allora Barkovskis del Daugavpils 2006, che abbiamo seguito da poco, non mi è piaciuto tanto. Giallo evitabile per un fallo abbastanza anche grave, comunque giallo meritato. E tutto sommato non mi ha entusiasmato in questa partita. Sinaievs nel Metta non male, comunque il suo apporto a centrocampo lo dà. Anche Vapne tecnicamente abbastanza bene, lui si è spesso allargato a destra per andare al cross e quindi mettere la palla in mezzo per i compagni. E Rukaze discreto, prova a spingere, comunque non entusiasmante se vogliamo. In più aggiungo un difensore che ha commesso un errore clamoroso proprio nell'occasione
sbagliata poi da Afanasievs, però secondo me è un buon centrale, ovvero Kersis, il numero 4 del Meta, centrale classe 2003, anche lui molto giovane, che ha buoni margini di crescita. È un centrale fisico, bravo sulle palle alte, anche nelle chiusure. Tecnicamente deve sicuramente lavorare tanto, perché quando viene messo sotto pressione tende a commettere errori importanti, però è un giocatore, secondo me, di buon livello da sottolineare. E poi, match del campionato svedese, Norrköping Halmstad, scontro di metà classifica, se vogliamo, metà alta della classifica, con l'Halmstad che vince per 2-1, sfruttando l'uomo in più. Tutto avviene nel secondo tempo, perché il primo tempo termina 0-0 dopo un primo tempo giocato però a livelli molto alti, un Norrköping che approccia fortissimo, aggredendo prima mezz'ora molto bene, ha creato tante occasioni con Lindy in particolare, almeno due, colpendo tra l'altro anche un palo, quindi sicuramente è mancata nel trovare il gol. Negli ultimi minuti è calata l'intensità in Norrköping, perdendo anche diversi palloni banali, e poi su uno di questi, perso proprio da Lind, arriva l'espulsione di Lund che atterra l'attaccante da ultimo uomo, quindi viene espulso. E quindi poi c'è lo spazio anche per l'Halmstad di creare occasioni nel finale, in particolare poi con Carlson, due occasioni clamorose che non è riuscito a sfruttare. Poi nel secondo tempo riesce comunque a vincerla e portarsi a casa 3 punti veramente importanti. Partiamo dalla menzione d'onore, che è per Jonathan Svedberg, centrocampista classe 99. Lo metto in menzione d'onore perché in questa serie ho deciso di riportarvi dai 2000 in giù, cioè gli under 23, quindi resoconto osservatore degli under 23. Per quanto riguarda gli over, diciamo, vi dico menzioni d'onore: Svedberg, secondo me, è un ottimo regista, classe 99, quindi abbastanza giovane, tanta qualità e calciatore che, ripeto, ha delle doti importanti. Ricordo, calciatore dell'Halmstad. Seguiamo due giocatori dell'Halmstad, ovvero il numero 10, Erik Ahlstrand, centrocampista 2001, che in realtà ha giocato come seconda punta perché contro il Norrköping almeno l'Halmstad ha proposto questo 4-4-2 con Ahlstrand seconda punta, ma che è venuto a dialogare spesso, soprattutto nel finale, con i compagni, facendosi prendere palla e manovrando lui l'azione, verticalizzando, creando situazioni. Deve essere più preciso negli ultimi metri, però è un giocatore importante che sta facendo abbastanza bene, così come Carlson, che è un centrocampista 2005. Lui gioca esterno destro in questo 4-4-2 e ha delle buone qualità tecniche. Deve proporsi di più, ha avuto due occasioni importanti sotto porta che vanno sfruttate meglio, però è un giocatore molto giovane e che già a questi livelli può sicuramente migliorare molto, quindi ve l'ho voluto riportare. E fortissimo Lind, tanta roba. Già comunque sta segnando con continuità, esterno sinistro del Norrköping, che viene spesso cercato, spesso ci prova da fuori e spesso è pericoloso, ha colpito per l'appunto un palo. È un 2003, giocatore che ha qualità, ha gamba, molto fisico anche perché è un esterno fisico e che credo abbia delle ottime potenzialità. Ripeto, sta facendo bene, è in prestito dal Midtjylland, vi ricordo, quindi a gennaio, cioè a fine anno, perché nei paesi scandinavi e baltici si gioca la stagione da sostanzialmente, mettiamola giù così, gennaio a dicembre, e quindi giocatore comunque importante che sta facendo bene con il Norrköping, nonostante qualche errore comunque lo commetta, però è un profilo di alto livello, ecco. Ultime due partite che mi sono recuperato, quelle tra Stati Uniti e Panama, e poi ne parliamo. Partiamo da Stati Uniti e Panama, ovviamente, semifinale della Gold Cup che sta per concludersi, in cui incredibilmente Panama batte i rigori gli Stati Uniti e accede alla finale, in cui affronterà il Messico. Però devo dire, per quel poco che ho visto, ovvero il primo tempo e tutto ciò che è successo, un Panama che, se vogliamo, merita di passare il turno: due gol annullati,
segna e poi si fa riprendere nei tempi supplementari e poi ai calci di rigore riesce comunque a portarsela a casa con sofferenza, ma direi in maniera assolutamente meritata e importante. Quindi si giocherà questa finale che sicuramente per Panama sarà molto molto prestigioso. Un primo tempo giocato a ritmi bassi, per quello che ho visto, con gli Stati Uniti che in realtà mi hanno sorpreso, perché avrei pensato avessero fatto più la partita. Invece dal punto di vista della costruzione del gioco ha fatto molto meglio Panama, che ha costruito, che ci ha provato. Gli Stati Uniti, diciamo che sì, hanno tentato di andare di costruire comunque qualcosina. Nei primi minuti si è visto una buona squadra, ma molto meglio Panama poi nel corso della partita, che cerca comunque il palleggio, che riesce ad affondare di più anche con alcuni lanci lunghi, riesce a trovare anche il gol al 29esimo dopo un bel lancio di Carrasquilla per Barcenas, ma il gol viene annullato per posizione irregolare del numero 10 del Panama. Tra l'altro colpisce anche dopo pochissimi minuti gli Stati Uniti un palo incredibile con Cowell, questo cross dalla destra per l'esterno che di prima tira e colpisce il palo. Ma al di là di quell'occasione Panama esce fuori, controlla la partita e gli Stati Uniti non si rendono veramente quasi mai pericolosi, quindi ecco, diciamo, un po' mi hanno deluso, e alla fine questa delusione si tramuta in sconfitta per la nazionale statunitense. Per quanto riguarda i giocatori che seguo, vi aggiungo Gianluca Busio, che comunque gioca al Venezia, giocatore che seguo già di mio, però ve l'ho voluto aggiungere per correttezza, centrocampista classe 2002 che ha giocato in questo match come mezzala destra, ma è un giocatore che ha qualità, un giocatore che ha tecnica e sicuramente in fase di interdizione nel recupero palla può e deve migliorare, però parliamo di una buona mezzala che infatti a Venezia sta facendo comunque abbastanza bene. E ultima partita di questo episodio, quella tra Independiente del Valle Under 20 e Cerro Porteño Under 20, praticamente un rematch perché i due si erano già affrontati nei gironi, ma questa partita era una semifinale della Coppa Libertadores Under 20, finale che sarà poi tra Boca Juniors e Independiente, perché l'Independiente ha vinto 1-0 proprio nei minuti finali su calcio di rigore, e quindi si giocherà questa finale contro il Boca, un Independiente che come realtà calcistica sta crescendo tantissimo, ha vinto la prima squadra la Coppa Sudamericana, con l'Under 20 riesce sempre a fare ottimi risultati, quindi è una realtà in Sud America ormai che sta crescendo veramente tanto. Allora, un buon primo tempo devo dire, giocato a buoni ritmi per quello che ho visto. Un Independiente che avendo maggior qualità tende a costruire maggiormente l'azione anche cercando magari gli esterni, e lo fa abbastanza bene. Al 38esimo ha un'occasione molto importante con Kendry Páez su cross dalla destra di Herrera, dove però il giovane giocatore che tra l'altro il Chelsea ha appena acquistato, ma che potrà accasarsi in Europa solamente quando avrà 18 anni, e ecco, sbaglia tutto davanti alla porta. È mancato un po' la finalizzazione in questo Independiente a discapito di un Cerro Porteño che comunque quando gli ecuadoregni perdono palla è sempre pronto a ripartire in velocità e ad attaccare con anche tanti uomini. Però ecco, sicuramente qualcosa in più propone l'Independiente, ripeto, avendo anche giocatori di maggior qualità. Se penso ai giocatori che seguiamo poi, quindi Ochoa, Mercado, Kendry Páez e non solo. Allora, partiamo dai giocatori che seguo. Mercado, devo dire bene oggi, perché oltre ad aver qualità in fase di costruzione, ha recuperato anche diversi palloni. È un giocatore che
importante anche nella fase di interdizione e di recupero palla nella lotta centrocampo, quindi bene sotto questo aspetto. Ochoa si vede poco, il numero 5 si propone poco e comunque può fare di più. Herrera spinge, arriva al cross, bene in termini di corsa, sicuramente buona prestazione. E Fariña del Cerro Porteño, numero 10, troppo impreciso, può fare di più perché ha le qualità per mettere i compagni davanti la porta, per essere più incisivo negli ultimi metri, cosa che ieri, oggi non è riuscito. Quindi aggiungiamo due giocatori, vabbè, il primo è Kendry Páez che in realtà già seguo, ma ve lo riporto anche in questa sede, resoconto osservatore. E parliamo di un trequartista classe 2007, calciatore con un sinistro educatissimo che gioca tra le linee in realtà, anche dal punto di vista tattico, per permettere ad Herrera, che è il quinto di destra, di dare ampiezza alla squadra. Lui gioca più tra le linee, anche se alle volte si attende ad allargarsi, ma è un calciatore di grande qualità che deve migliorare negli ultimi metri, nell'ultima giocata, perché da quel punto di vista ancora deve lavorare tanto, ma ragazzi, ha 16 anni e comunque già sarà del Chelsea, quindi ha il tempo per migliorarsi. Ma vi riporto anche Thiago Gut, difensore centrale classe 2004, il numero 2 di questo Independiente, che mi è piaciuto, ve l'ho voluto riportare, certo va valutato meglio, però già ve lo metto qui. Tra l'altro è in prestito dall'Internazionale. Ed è un buon centrale, braccetto di sinistra, giocatore attento, nelle chiusure, bravo negli anticipi, comunque fisico. Un buon centrale, devo dire, mi ha convinto. Sì, è un pochino lento, però è un giocatore che secondo me, può ancora crescere tanto e ha buoni margini di miglioramento, vista la prestazione comunque che gli ho visto fare. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, tutti, ragazzi.